Benvenuti sempre da Viral e da Indie Lullaby in questo nuovo video riflessioni. Quest'oggi continuiamo a parlare di un argomento sempre proposto da Boni di Animatronic, ovvero l'alcol. Sì, scusate, ogni tanto mi devo mettere a posto la maschera perché mi schiaccia il naso in modo assurdo. Direi che possiamo incominciare a parlarne. Vuoi iniziare tu? Beh, cosa posso dire dell'alcol? A mio parere che mi piace la birra. Quindi io bevo la birra quando capita, e capita per lo più una volta ogni tanto, tipo una, due, tre volte al mese, ma non perché penso che... No, sì, in realtà sì, penso che l'alcol faccia male se ne beve troppo, ma non è che io bevo poca birra per questo, semplicemente perché io preferisco comprare la birra quando è scontata e quindi mi capita di comprare la birra giusto quell'unica volta al mese, di berla e basta. Quindi sì, insomma, ma a parte questo, penso che allora l'alcol insomma sia una cosa buona, nel senso, come tutte le cose che esistono, come tutti i cibi, tutte le bevande che esistono. L'unico difetto dell'alcol è che se viene assunto troppo eccessivamente causa dei danni, anche irreparabili alle volte, quindi è meglio evitare di assumerne tanto. Dico semplicemente questo, anche perché io sono la prima a dire che senza alcol non posso vivere al momento. Poi certo che se decido di non berne più ce la faccio, però mi verrebbe molto difficile perché la birra mi piace, mi piacciono alcuni vini, alcuni cocktail che ho provato giusto una volta o due quando è capitato, ma per il resto insomma non è una questione di vitale importanza come l'acqua, quindi si può benissimo anche vivere senza, però diciamo che essendo una cosa buona che piace, trovo che non ci sia niente di male nel berla, ritengo semplicemente sbagliato l'uso eccessivo che si può fare, perché è ovvio che se io mi attacco a una bottiglia di alcol e poi mi metto alla guida di una macchina con il rischio di ammazzare qualcuno, non mi sembra una cosa molto moralmente giusta da fare. Però nonostante questo non trovo giusto il proibizionismo, perché credo che un essere umano sia in grado di capire da sé quanto sia giusto bere, cosa bere e quando berlo. Quindi niente, io penso semplicemente questo, penso che l'alcol sia una cosa che esiste appositamente per, come si suol dire, rallegrarci, e perciò non c'è niente di male nel bere l'alcol, solo non bevetene troppo, perché sennò le conseguenze potrebbero essere, come si può dire, terribili, giusto per essere un po' ottimisti. Sì, esatto. E tu che pensi? Inizio subito dicendo che non bevo alcol, l'ho assaggiato, ovvero ho assaggiato per una birra, uno spumante alcolico, vino e basta. E credo che non berrò mai più alcol in vita mia, perché in un certo senso il mio corpo non gli piace, lo rigetta, dire così, nel senso non mi piace né il gusto, sapore, niente. Però assolutamente per quanto riguarda l'argomento alcol e persone, penso che le persone debbano regolarsi. Io sono non contro l'alcol, sono a favore. Però sono contro quelle persone che ne abusano eccessivamente. Come ha detto lei, bisogna rispettare delle regole, c'è un limite alcolico. Per esempio, se bevi non puoi andare a casa da solo guidando una macchina. Devi essere con qualcuno che ti accompagna e che poi vi guiderà. Ci sono dei limiti, ci sono delle... purtroppo, come si dice, regole morali da seguire anche per la società. Di certo la gente non può andare a farsi vedere, per esempio, in televisione, o non può andare in giro per strada ubriaca barcollando. Più che altro per l'esempio che dà agli Sì, altri. non è per niente un bel esempio. Quindi, per quanto riguarda queste cose, assolutamente no.
Però se non se ne fa un uso eccessivo, direi che non c'è nulla di male, è un modo per rallegrare in un certo senso, per passare il tempo. Anche perché è una cosa soggettiva, perché come ha Sì. detto lui, a lui non piace, a me sì, ma io quando bevo una birra non è che mi ubriaco, semplicemente la bevo, lui non beve birra, a me piace, non gli dico niente, cioè non è che gli dico dai bevi, se non gli piace, non gli piace, come lui, non è che mi va a dire Andy non bere la birra perché io non la bevo, È una cosa è una cosa soggettiva. soggettiva, quindi c'è cioè, chi piace un determinato tipo di alcol con insomma il suo gusto tutto quanto, c'è cioè, chi non piace preferisce bere Altre cose, altre per cose tipo esempio. l'acqua, il tè, il succo di frutta, caffè, insomma, ok, Direi sì, insomma, sì. di sì. Direi che siamo stati abbastanza esaustivi anche questa volta, che ne dice? Il video si può concludere qui. Come sempre, se avete degli argomenti da trattarci, da proporci, scrivetelo qui sotto nei commenti. Scrivete cosa ne pensate di questo che abbiamo appena parlato, Se le vi piace vostre la birra o opinioni. no, perché anch'io lo voglio Sì, sapere. soprattutto scrivete Se questo vi se vi piace la piacciono delle birra. cose particolari, tipo il mojito, o il curaçao, il limoncello, insomma, se vi piace anche a voi, così almeno non mi sento un po' sola, ma vabbè, insomma, scrivete quello che volete. Se vi piace anche l'acqua o acqua e limone piuttosto che le tisane, mi va bene anche quello, quindi. Beh, scrivetelo qui Ok, scrivetelo sotto. qui. Detto questo, il video da Viral e da Indilala BC si può concludere. Qui Viral chiudo.